Ciao a tutti e benvenuti alla sezione tutorial del sito swiftus.it. In questo tutorial vedremo come inserire all'interno di una mappa dei punti di interesse. Io già a livello grafico ho inserito un MKMapView e un Segment Controller dove ho messo, in questo caso, tre punti di interesse, potrebbero essere hotel, ristoranti e musei. Andiamo insieme a inserirli all'interno, quindi collegarli all'interno del codice. Quindi inseriremo la nostra mappa. La nostra mappa la chiameremo per esempio Map View e il Segment Control chiameremo Segment Control. Significa errore ovviamente perché dobbiamo importare la libreria UI Map Kit, libreria Map Kit. Poi inseriremo la funzione lo mettiamo qui, sarà di tipo action, quindi quando cambia il valore la chiameremo appunto search on value change, quindi quando cambia il valore verrà richiamata la funzione del segment. A questo punto, prima di implementarla, ci spostiamo, anzi, ereditiamo il map view delegate, spostiamo le with the load map view delegate e assegniamo a se stesso. A questo punto creiamo la zona in cui andare a cercare location, quindi inizio della zona dove vogliamo cercare, che deve essere un CL location. Vediamo la longitudine e la latitudine. Io per esempio ho messo le coordinate di Roma, quindi è 41.91.09. Cosa ho combinato? Ok, 41.91.09 e come latitudine abbiamo un 12. 48, 18, 12, 48, 18, le coordinate. Poi impostiamo una search reduce, che sarebbe la zona, l'ampiezza della zona in cui vogliamo cercare dal punto CL location distance, che vuole un double. Noi metteremo per esempio 2000, quindi la zona, il punto è Roma, è nella zona in cui l'ampiezza, diciamo, del cerchio di ricerca. Abbiamo detto la funzione search on value change, che è collegata al segment controller, quindi al cambio del segment controller effettueremo qui nelle operazioni che vediamo dopo. Dopodiché impostiamo, diciamo, la regione, quindi la rendiamo leggibile al sistema, quindi coordinate
region, e diciamo che è di tipo MK coordinate region, gli assegniamo un centro, quindi il centro sarà iniziate coordinate che abbiamo messo noi, quindi le nostre coordinate del punto di Roma, centro di Roma, latitudine in metri sarà il Searcio. Abbiamo chiamato Search Radio per 2, punto 0, così per longitudine per 2.0 e alla fine assegneremo alla nostra map view queste impostazioni, quindi set region, assegneremo le nostre coordinate region che abbiamo creato in maniera animata. Quindi le abbiamo inserite, vediamo un po' se appare. Abbiamo assegnate alla nostra mappa. E infatti siamo a Roma, vedete Villa Borghese. Quindi abbiamo inserito il centro e la zona di ricerca sarà 2000x2. Quindi a questo punto ci spostiamo qui e faremo la funzione appunto cerca. Search in mappa, non vuole nessuno. Un ingresso, nessun elemento in ingresso e faremo let request mk location search punto request. A questo punto alla nostra richiesta metteremo natural language query che sarà segment control title segment at segment control selection index. In poche parole sto dicendo di usare la lingua naturale, quindi hotel, ristoranti, musei, proprio la parola hotel, ristoranti, musei, che recupera dal titolo del segment control, quindi il titolo all'interno delle varie sezioni del segment control, all'indice che noi selezioniamo, quindi quando ci sposteremo recupera l'indice, recupera il nome e l'assegna alla request natural language, vedete? L'item che noi vogliamo cercare. A questo punto chiederemo un let la span che è di tipo mk coordinate span, gli daremo una latitudine e longitudine, quindi faremo per esempio 101 101. Larghezza e altezza della mappa nella regione. A questo punto request region uguale mk coordinate region, dove abbiamo il center il center
any coordinate, quindi metteremo sempre il nostro punto, quindi Roma, le coordinate, e come span metteremo lo span appena creato, span che abbiamo creato in precedenza. A questo punto faremo il search, che è un mk location search request, che ripasseremo la nostra request appena creata. Adesso gli diciamo che dobbiamo fare il controllo, dobbiamo fare un ciclo for alla variabile items, cerca in, o meglio, prima di fare la ricerca dobbiamo attivare, quindi ricerca.start completion angle, faremo un response error, quindi all'interno della closure faremo una ricerca for item in response punto map items, mettiamo sicuro, e faremo che se trova gli elementi, quindi fa tutta la ricerca dei nostri elementi che stiamo cercando, se li trova aggiunge un pin, quindi self add pin, add pin, quindi prima di fare la nostra ricerca ci spostiamo e creiamo la funzione per il pin, quindi func add pin to map view, dove l'entrata vogliamo un titolo, title, che sarà di tipo stringa opzionale, la latitudine, la latitude, che sarà di tipo CLL degress, e la longitude, che sarà anche qui di tipo CLL local degress, e all'interno di questa funzione faremo if title è uguale a title, se è verificata, scusate, manca let, se è verificata faremo let location uguale a CLL location, CL location coordinate 2D, che saranno uguali a latitudine e longitudine, che sarà uguale a la latitudine abbiamo inserito e la longitudine, e ci siamo. Vediamo un po', ok, l'annotazione sarà di tipo mk point annotation. A questa annotation noi aggiungeremo il titolo e le coordinate, quindi coordinate uguale location
come titolo annotation title uguale title. E gli diciamo di aggiungere a map view, la nostra mappa, add annotation. Quindi questa funzione in ingresso vale un titolo opzionale, le coordinate che poi assegnerà al titolo del pin. Quindi ci rispostiamo all'interno dell'items, quindi self. Chiamiamo la funzione, a questo punto vedete ce la dà add pin, dove gli assegneremo come titolo l'items cercato, quindi di questo ciclo, che cerca il response map items, la proprietà name, perché abbiamo messo opzionale qui, perché il nome è opzionale qui. Come latitude gli diamo il nostro item make location coordinata latitudine. Stessa cosa qui nel item make coordinate, in questo caso longitudine. Ci dà un errore. Dove sta? Ah, eccolo qui. So, ok. A questo punto, qui ci dice che deve essere, se no, ok, usiamo questo. Adesso questa funzione leviamo gli spazi, e questo è ancora il map seac, quindi questa map seac, per farlo funzionare lo rilanciamo nel with di load map, scusate, abbiamo chiamato seac map, quindi richiamiamo la funzione seacMap abbiamo creato. Se andiamo a vedere, vediamo un po' che succede. Ed eccolo qua, vedete? Perfetto. Richiamandolo nel with di load abbiamo creato, che cosa ha fatto il sistema? È andato a recuperare il nome hotel e andate a cercare nella zona che noi abbiamo impostato. Vedete River Palace Hotel, Hotel Assetto, Grand Hotel Palace. Se adesso noi ci spostiamo, vedete, non funziona ancora perché dobbiamo ancora, vi ricordate, integrare la funzione del cambio. Quindi, se noi adesso, quando spostiamo l'elemento nel segment, si attiva questo metodo, e cosa gli dobbiamo dire? Innanzitutto, gli dobbiamo dire di eliminare le annotazioni che al momento ci sono, perché dobbiamo eliminare in questo caso l'hotel, e si fa map view, la nostra mappa view, e diciamo remove annotazioni di map view annotation, che è una array. Sbagliato qualcosa. Vediamo un po'. Remove annotations. Eccola qui. Che è la nostra map view annotation. Quindi rimuoviamo dalla map view i punti che attualmente si trovano nella map view. Ovviamente potete creare un array di punti che ci sono e potete eliminarli in parte. In questo caso li abbiamo eliminati. Eliminiamo tutti. Vedete, quando spostiamo vengono eliminati. Quindi io ho messo tutti i punti che al momento stanno nella mappa, oppure possiamo mettere un'altra array dove possiamo eliminare, come detto, solo alcuni punti.
E a questo punto però bisogna dirgli di far visualizzare i nuovi punti. Quindi semplicemente richiamiamo la Circ Map, perché la Circ Map prenderà il nome Change Value, vediamo un po', abbiamo gli hotel in questo punto, ristoranti, vedete, eccoli qua i ristoranti della zona, Life, il piccolo buco, i musei che ci sono qui intorno, Villa Borghese Gallery, il chiostro di Bramante e il museo Capitolino. Perfetto. Quindi con questo semplice codice possiamo permettere all'utente di cercare nella mappa, nella zona in cui abbiamo impostato, diverse annotazioni tramite un segment control. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande e chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Se il tutorial vi è piaciuto potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni e tutorial. Grazie e buona programmazione a tutti.